Caracasci va al servizio. 22-9, riceve Moretti. Poi la fast contenuta a muro, salva tutto Caforio. Poi va ad attaccare Zanotto, c'è il muro di Palmi, palla a terra, punto per Soverato, 23-9. A due punti dal match, il volley Soverato. E ha reagito bene dopo aver perso il terzo set. Partito bene subito nel quarto, 6-2. Poi ha continuato ad allungare. Primo tempo out di Guidi, 24-9. Ci sono ben 15. Sono 15 i match ball. Caracasce va al servizio. Ricezione problematica, non può attaccare Palmi. Free ball con Bertone che prova a chiudere nel primo tempo. Palla sulla rete, allora 24-10. Dall'altra parte Caracuta al servizio. Ancora match ball. Caforio, poi De Michelis, primo tempo di Bertone che chiude e portano a casa i tre punti, l'intera posta in palio le ragazze del Volley Soverato. 25-10, si chiude qui con questo bel primo tempo di Bertone. 25-10, 3-1 Soverato, che quindi si aggiudica il derby di Calabria del turno di Santo Stefano con Golem Palmi, che comunque ha lottato se non altro nella secondo e nel terzo set sicuramente di più rispetto agli altri due, ovvero il primo e il quarto, dove il Soverato si è imposto nettamente 25-10. Soverato che comunque coglie un ottimo risultato perché consente di poter proseguire in classifica. La sua marcia verso la qualificazione in Coppa Italia. Io ringrazio Antonio Siciliano, Luca Franco, Sassaglia Pelle, Antonio Mauro, ovvero i tecnici di ripresa e i registi. Da parte di Pietro Mosella, più cordiale dei saluti e arrivederci ai prossimi eventi sportivi targati S1 TV.